settare il cronometro. Prontera, pronto a dare il via. Invece tutto lì sulla riga di centrocampo, sembra una dichiarazione di intenti da parte della squadra di Baroni. Pronto Prontera, che fischia, siamo dentro la prima giornata di campionato e Lecce-Inter. Maschirotto, Sisè, riesce a prolungare De Vrij nella zona di Handanovic. Si è allargato Robin Gosens, può correre il tedesco, si ferma e la gioca per Di Marco. Ha giocato spesso in quella posizione, si pensava potesse farlo anche oggi Di Marco, invece titolare Sima nella difesa 3 perché Gosens sta bene. Inzaghi lo aveva già annunciato ieri che avrebbe giocato dal primo minuto. Qui gioca un pallone al buio rilanciato da Cetin, ultimo rinforzo difensivo per il Lecce. Lecce in emergenza visto che Dermacu si è fatto male, c'è fuori anche Tuglia. In Coppa Italia hanno giocato due adattati, Blan e Jandré, dopo appunto l'infortunio di Castriot Dermacu. Handanovic per Skriniar, l'uomo più chiacchierato dell'estate interista. Brozovic, eccolo Skriniar. Avanza lui, si allarga Di Marco, si è abbassato invece Çalhanoğlu, che srotola subito nella zona di Federico Di Marco. Uno sguardo in mezzo, prepara il cross interessante, Darmian di testa per Lukaku! Pronti via! Rieccolo! Big Rom ancora contro il Lecce, dal primo gol interista a quello del ritorno. L'Inter è già davanti proprio con Romelu Lukaku. Lo sviluppo con Di Marco che alza la testa, trova libero l'altro esterno altruista Darmian con la sponda per Lukaku, che deve solo cliccare sul pallone per ritrovare un'esultanza con la maglia dell'Inter. Bellissimo il cross di Di Marco, molto bella anche la giocata di Darmian. Capisce che da lì a poco angolo per andare verso la porta, cerca la sponda, è una sponda vincente